carpet per la quarta edizione, il quarto anniversario di Fabrique Cinéma non sono finite, sono in compagnia di Christiane Checa. Ciao Christiane. Ciao. Che meraviglia, giovane attrice emergente, presente su Rai 2 con la seconda edizione di Zio Gianni. Com'è l'esperienza? Beh, l'esperienza è stata veramente fantastica. La prima è stata una grande emozione, la seconda è stata una bella riunione, insomma, di tutto il cast, rivedere tutti, ricominciare con il personaggio di Chiaretta, insomma, è stato proprio bello, sì. Cosa ti dà più soddisfazione, lavorare al cinema, lavorare in televisione, lavorare in teatro? Tu vieni anche da tanta gavetta in teatro, da tante cose in teatro. Beh, sicuramente il teatro dà tanta soddisfazione, soprattutto adesso che ho una mia compagnia e quindi stiamo facendo uno spettacolo che amo profondamente. Però, insomma, l'esperienza di set è fantastica. Io lo posso dire, momentaneamente posso uscire, momentaneamente soltanto, dal ruolo di intervistatore. Ti conosco da un po' di tempo, conosco la tua grande aderenza al lavoro. Sei una giovanissima, ma molto decisa, molto straight. Grazie, grazie. Secondo me la fatica, insomma, che si fa nello studio è fondamentale, la determinazione, insomma, di continuare sempre e non smettere di perfezionarsi è fondamentale. Il tuo pensiero riguardo il cinema italiano, secondo te che periodo sta vivendo? Beh, secondo me è di grande rilancio, come negarlo, insomma, l'Oscar l'anno scorso, dei film bellissimi, fortunatamente sono andata al cinema e sono uscita soddisfatta principalmente da film italiani, quindi c'è un ricambio veramente giovane, una nuova freschezza nel panorama italiano. Esatto, esatto, grandi attori che fortunatamente ho visto e ho conosciuto questa sera, come Alessandro Borghi, insomma, danno grandi soddisfazioni e lì si vede proprio l'arte, il mestiere dell'attore, insomma, su Burra, eccetera. C'è un regista con cui veramente ameresti lavorare, con tutte le tue fibre, con tutte le tue forze? Italiano? Italiano. Tornatore. Tornatore, veramente? Sì, tantissimo. Lo dico, salve, vorrei lavorare con Tornatore. Lo adoro, mi piace tantissimo. Invece cosa ti colpisce quando leggi uno script, quando leggi una sceneggiatura? Cosa ti fa dire devo fare questa parte, devo provinare questa parte? Ah, sicuramente il messaggio che c'è nella scrittura, perché magari se è scritta molto bene, sicuramente oltre alla storia c'è sempre un qualcosa dietro di più grande, di più alto, un messaggio maggiore. E poi come sono scritti i personaggi, se sono scritti bene un attore subito dalla prima scrittura lo capisce. Lavorare in televisione è diverso che performare in teatro piuttosto che il cinema? I linguaggi sono diversi per te o è sempre lo stesso lavoro, la stessa edizione, lo stesso impegno che metti? No, sicuramente è diverso sia l'approccio, sia il metodo che utilizzo, sia anche la fatica sul set è diversa, perché sul set devi essere in grado di ripetere la stessa scena tante volte, ripetere gli stessi movimenti e starci al 100%. Per quanto riguarda il teatro, a me piace invece tutto l'aspetto che ha la ricerca teatrale e quindi anche la forma di trovare nuovi linguaggi per esprimere qualcosa che magari al cinema, grazie ad un'inquadratura, grazie appunto alla telecamera, riesce in maniera diversa. Invece il teatro è bello perché lavora con le immagini e anche, insomma, in maniera evocativa, diciamo, rispetto a... Christiane, tu sei giovanissima, che cosa consiglieresti alle ragazze o ai ragazzi della tua età che vogliono avvicinarsi a questo mestiere, che per quanto possa essere meraviglioso, ma è anche molto difficile? Sì, sicuramente è molto difficile, quindi non perdere mai l'entusiasmo e la passione per quello che si fa, seguire l'istinto anche nella scelta dei progetti e non mollare, perché il rischio è che magari uno riceve delle delusioni, decide di mollare, e invece no, continuare con determinazione, continuare a studiare e non perdersi. Io che ti conosco e lo posso qui ribadire, tu ce l'hai questa fibra, tu ce l'hai questa aderenza al lavoro, questa abnegazione al del lavoro. La prima volta che ti ho visto mi ricordo, ma questa ragazza la sa veramente lunga, sa chi è, sa dove vuole andare. Grazie mille, grazie veramente, io ci credo e mi piace tanto e mi applico e continuo con tutta la forza proprio e l'entusiasmo, bisogna spingere, bisogna lavorare. Allora ricordiamo il tuo appuntamento, il tuo secondo anno in questa meravigliosa fiction, questa sitcom che è Zio Gianni. Lunedì 21 dicembre su Rai 2 alle ore 21, seguiteci. Grazie a te Christiane, buona serata, in bocca al lupo per tutta la tua vita, i tuoi progetti. Grazie mille a voi. Grazie, ciao, buona serata. Ciao, grazie mille.